aspettiamo il collegamento con Tele Lombardia per sapere anche noi che cosa è realmente successo sul campo, perché noi siamo arrivati solo adesso e quindi non sappiamo nulla. Io sono arrivato giusto per il gol di Pusceddu e mi spiace per la squadra, di Cremona. Porti male, come si dice, porti porto sfiga. No, invece no, perché su 20 trasmissioni per 18 volte le squadre di casa hanno vinto. Ah, 18 volte le squadre hanno vinto, e questa volta perché non ha vinto? Ha pareggiato. Ah, ha pareggiato, ma vinceva. Telecamera, ragazzi, microfono, ehi ragazzi, veloce. Ecco gli uomini di Tele Lombardia più sfigati dei nostri uomini. Lei è un giornalista. Tony, mi senti? Tony, ci sei? Tony, mi senti? Sì, Tony, mi senti? Facciamo Tony, ci sei? Ci sei, Tony? Siamo noi. Io che gli do la cuffia a Gambetti, Grazie. Tony, mi senti? Piero, io e te non possiamo incontrarci solo da Cesare Barbero in televisione. Tony Damacelli. Tony Damacelli, sono qui con Dante, che ne facciamo? Chiamiamo la polizia? Quello che vuoi fare tu, guarda. Ha detto che devi sparire. Ah, devo sparire. Sì, vado avanti. Ah, siamo già in onda. Siamo in onda. Allora, sì, sto andando. Amici telespettatori, sono qui con Dante e abbiamo visto una bella partita. Una partita difficile, una partita molto sentita da entrambe le parti, e adesso sentiamo dalla viva voce di Dante qualche commento a caldo di questo match. Ma direi che è stato un match dove la Cremonese forse poteva anche portare a casa la vittoria, che era molto importante, però io ho un dubbio. Io una volta ti ho visto a San Siro che stavi vendendo Famiglia Cristiana a Berlusconi, come è finito poi l'affare? Beh, per il momento non siamo riusciti a vendere Famiglia Cristiana a Berlusconi, ma in compenso abbiamo venduto un quintale di crauti a te che te le sei mangiati mentre era in corso la partita. Io sono particolarmente contento di essere qui su questo set insieme a questo signore che vi dimostra come la televisione privata abbia fatto passi da gigante, guardatelo. Ecco Copetelli, l'arbitro dell'incontro, che cerca di andarsene con tutta la borsa, tutto l'incasso della partita. Copetelli, ragazzi, non fatemi passare, ma io non lo so. Copetelli, lei mi ha rifilato 4 milioni, cos'è, un vigile urbano? Volete farci qualche domanda dallo studio? Sì, di scambiarvi i microfoni. Scambiatevi i microfoni, in segno di pace. Ecco, ecco, benissimo, li teniamo così, perché c'è anche la nostra televisione di qua. Sì? Sì. Allora tu prendi due ingaggi oggi. Sì, dice, come mai è sta faccia da scemo? Dice, dalla regia, non si capisce perché. Ma da Marcelli poi aggiustiamo i conti, io non sento, Sì, d'accordo, ma sei sempre scemo. Ecco l'arbitro che sta per abbandonare il campo, dopo aver espulso un giocatore. Sono indispensabili due punti. One passettino avanti in passe salvezze, here's goal, in the best. La partita era importantissima vincerla, però... The match is very important to win. Siamo riusciti. Is a winner, is good, very good, very pity for Cremonese. Però speriamo che, insomma, anche domenica prossima a Firenze... Maybe tomorrow in Florence. I punti che abbiamo perso oggi. One punt. Gutierrez, quando non vi menate in campo con De Zotti, vi menate fuori? Magari a casa in salotto? No, con noi scherziamo, facciamo qualcuna battuta. Poi quando ci troviamo in campo con questa opportunità, la cosa cambia e seriamente... Vai, Ciampi, vai! Ecco Ciampi, un momento importante. Ciampi cerca il bacio. Ale, bravo Ciampi, un momento importante, ce la faremo. No. Ciampi, vai di nuovo, è un momento importante. Scavalca, aspetta, l'aiuto io, permesso, scusi. Sorry. Lo porto via io, non morde. Io sono napoletano. Io sono militare. È un momento difficile, c'è un po' di confusione. Ciampi è riuscito ad avvicinare Laisa. Volevo sapere, ti paga Ragozzini? Vieni Ciampi. Io adesso prima di chiedere volevo vedere un attimo la situazione. Vai a vedere se sono Rai, noi aspettiamo qua, dai. Stretti. Giù bassi. Eccoli, questi sono i mezzi che mandano in onda il segnale e sono i mezzi che manderanno in onda anche te. La mia vittoria, ragazzi. È della RAI dell'appalto, quello del tuo pulmino? È della RAI. Come si chiama? Pietri. È uno dei nostri? Sì, è un... Lucci, a momenti ci sarà il collegamento con lo studio che è qui davanti a noi e soltanto in quel momento noi scatteremo per entrare dentro la sala. E adesso noi ci ricollegheremo con Telecontatto. Sapete che con la collaborazione di Telecontatto questa sera, nel corso della notte, però, sapremo...
sapremo il nome del vincitore di questa. Eccoci, vedo dalla scaletta e anche dal televisore che la Carlucci parla con Feliciana Iaccio. Telecontatto a voi. Ciao Gabriella, sono qui, mi senti? È dentro. È dentro lei, andiamo, 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 andiamo. È chiusa la porta. Ci siamo. Elisabetta Zenù, alla quale vorrei chiedere qual è stato il carico di lavoro della Telecontatto. Ecco, c'è stata un'invasione in questo momento dello studio. Perfetto, allora dottoressa, qual è stato il carico del lavoro della Telecontatto in questo periodo del festival? C'è un matto nello studio e carnevale, ogni scherzo vale. Effettivamente l'impegno di questo, per questo festival è stato considerevole. Abbiamo dovuto organizzare il lavoro di 154 intervistatori, di 20 supervisori che controllassero tutte le telefonate, di 10 assistenti di ricerca. Tutto con un perfetto sincronismo ed è per questo motivo che siamo riusciti ad effettuare più di 35.000 telefonate in pochissimi giorni. Penso che questi pochissimi dati siano sufficienti per dimostrare la difficoltà di questo lavoro. Lei è stata bravissima, anche se qui c'è il Pierino La Peste Chiambretti, sì, che è venuto qui nella sede di Telecontatto a far emozionare Elisabetta, che è stata bravissima comunque. Allora. Elisabetta è mia figlia, io sono il proprietario di Telecontatto, voglio ringraziare Mafucci per avermi fatto venire qui, ringrazio anche Gabriella. Non abbiamo trovato il pass per entrare al Palafiore, quindi siamo venuti a Milano. Abbiamo qui Ribelle che vorrebbe cantare una canzone, canta subito. Fuori concorso. Io sono Ribelle, non mi piace concorso. Questo mondo che non vuole la fantasia. Benissimo, grazie qui mille. Milano, comprate il disco, fuori, comprate il disco. Ogni scherzo vale. Scusa, ma è un fatto. Oh, scusa. Perché prego, prego. Vorrei presentarti. Ciao, ma quanto sei alta, Feliciana? 1,80 m. Complimenti, noi in due non ce la facciamo. No. È bellissima proprio. È una bella scalata. È una bella scalata. Entrate qui. Vi avete spinto. Abbiamo spinto e ce l'abbiamo fatta. Forza, ragazzi! Vai. Mi piace la velocità, sono un frenetico dei gen. Vorrei ballare perché se sono io sono ribelle, non mi piace questo mondo che non vuole la fantasia. Io sono ribelle nel vestire, nel pensare, nella mano di mia. Il ribelle ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, vive la Telecontatto. Non possiamo adesso prendere le schede. Mi senti? Sì. Ancora una domanda, se la linea non è disturbata. No, sta parlando.